Le parole di Matteo Renzi. Avevamo iniziato con i comitati d'azione civile a raccogliere firme per le dimissioni di Salvini. Siamo quasi a quota 40.000. Riprendiamo e arriviamo entro il 20 agosto almeno a 50.000 firme. Il Viminale ha bisogno di un professionista della sicurezza, non di un seminatore d'odio. Lasciamo Salvini in spiaggia e diamo un vero ministro dell'interno all'Italia. Firma e fai firmare, scrive Matteo Renzi su Facebook e aggiunge: in un paese civile, quando si viene sconfitti in Parlamento, ci si rimette. Le dimissioni sono un gesto difficile, io ci sono passato, vi garantisco che fa male. Ma quello che è giusto è giusto. Matteo Salvini ha sfidato il Parlamento, i parlamentari, il suo tabellone del Senato ha segnato la sua sconfitta, ma Capitan Fracassa vuole tenersi stretta la poltrona. Per questo penso sia giusto anche nelle ore di vacanza, chi vuole mobilitarsi si mobilita, dice Renzi. Però possiamo commentare questo. Parla di sconfitta in Parlamento e deve dare le dimissioni, ma cosa sta dicendo? Ma se lui ha chiesto di andare al voto subito, di far cadere il governo, e tu Renzi non lo vuoi far cadere, tu e il Movimento 5 Stelle, di che stai parlando? Lui, Salvini, chiedendo il voto subito, la sfiducia immediata di Conte, il governo cade immediatamente e tutti sono a casa, compreso Matteo Salvini che farà la sua campagna elettorale. Quindi, in un paese civile, quando si viene sconfitti in Parlamento, ci si dimette. Ma cosa stai dicendo, Renzi? Che stai dicendo? Lui sta chiedendo di dimettersi e tu e il Movimento 5 Stelle non volete. Volete un governo tecnico che vada avanti per un altro anno, il più possibile? Addirittura il Movimento 5 Stelle vorrebbe ricucire con Salvini. Dice: dai, cancella la mozione di sfiducia visto che vuoi votare il taglio dei parlamentari. Quindi, vabbè, se tu vuoi raccogliere le firme per farlo dimettere, non so cosa può servire, secondo me non serve assolutamente a niente, però raccogli le firme. Se secondo te questo serva per fare licenziare Salvini, non si sa chi dovrebbe licenziarlo, le firme che raccoglie. Su quello, vabbè, se lui le vuole fare, che faccia le firme. Però quando dice ti devi dimettere, quando lui sta chiedendo di far cadere il governo, e cadere il governo vuol dire dimissioni di tutti, licenziamento, chiamatelo come volete, questo non è. Quando dice Capitan Fracassa vuole tenersi stretta la poltrona, ma cosa stai dicendo? Lui aveva detto ritiro i ministri per dare un segno forte a Conte per dimettersi immediatamente, ma sembrerebbe che Salvini ha capito che se lui lascia tutti i ministeri, Conte li prende ad interim, cioè li assume tutti lui per andare avanti. Forse non è proprio Salvini che è attaccato alla poltrona, forse sono altri attaccati alla poltrona, compreso tu, Renzi. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video. Arrivederci.